noi volevo fare un complimento a loro perché veramente credo il nuovo allenatore in 3 giornate abbia fatto un lavoro straordinario. Giocano così, uomo contro uomo, a tutto campo, vengono su e nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà enorme. Credo nell'ultimo 2 mesi non ci abbia messo nessuno in difficoltà così, anzi, forse faccio fatica a ricordare un'altra difficoltà del genere. Loro sono stati bravissimi, il primo tempo bravi. È chiaro, noi potevamo concretizzare magari qualche situazione, diciamo anche una situazione arbitrale particolare, però loro bravissimi e mi piace fargli i complimenti. Poi la distanza magari no, la distanza nel secondo tempo la cosa mi sembra si sia riequilibrata e insomma potevamo anche concretizzare e finire un distacco ancora maggiore. Nessuno è qui a dire ecco, che abbiamo rubato o roba del genere, la vittoria alla lunga mi sembra ci stia, però ecco, loro ci hanno messo in grossa difficoltà e ripeto, se noi l'avevamo preparata, si sapeva perché avevo visto filmati, lo dissi ieri in conferenza, questi dovevano vincere il Larghi o il Sestri e poi la settimana dopo il Sestri ha dato 3 gol al Gubbio, sicché era indicativa la cosa. E però ecco, se noi non eravamo il pezzo, mi siamo stati anche in fase non possesso, non veniva, credo, 2-0 mai venuto. 3 vittorie non si arriva, è chiaro, lo dicevo prima, là. Dopo il primo obiettivo della salvezza, e credo ormai a questo punto è più di un mese, no, raggiunto praticamente, è chiaro, devi andare a cercare altre cose, bisogna andare avanti, difatti cerchiamo di farlo, ora però ecco, ora viene il difficile, insomma, ora... Si vorrebbe essere la cosiddetta mina vagante, mi diceva prima Alberti. Vediamo se ce la facciamo, anche se insomma, è dura, l'abbiamo visto oggi. Facevo un altro esempio, ragazzi, ecco, per far capire ancora più il concetto. Torres vi spesero, noi qui con la vi spesero, direi tutto sommato, ecco, la vittoria in confronto a oggi molto, molto, molto più semplice, no? E Torres e Vispesa erano 93esimo, ha vinto la Torres, e sono tutte partite difficili, ogni partita fa storia a sé, e il livello è bello, bello elevato ed equilibrato, anche tra le ultime e le prime mi sembra, sinché è ancora proprio, viene bello e difficile, ma anche bello allo stesso tempo. Vogliamo vincere, insomma, ci serviva questa vittoria e l'abbiamo preparata abbastanza bene con il mister, cioè ci abbiamo lavorato tanto in settimana e fortunatamente è arrivata questa vittoria. È la prima volta che facciamo 3 vittorie consecutive in campionato, quindi siamo molto molto contenti. Sì, ma in questo campionato nessuna partita è scontata, nessuna partita è semplice. Sapevamo che loro sono una squadra che ci avrebbero messo in difficoltà, però abbiamo tenuto botta e sì, abbiamo vinto 2-0, quindi meglio così, insomma. Sì, no, sono contento per il gol, per la prestazione, per la vittoria. Insomma, cercavo da parecchio di sbloccarmi con la maglia dell'Arezzo, ci sono riuscito. Altre partite magari ero stato poco bravo io, anche un po' sfortunato, non ero riuscito a trovare il gol. E poi ne ho sbagliato uno, vabbè, alla fine potevo fare meglio, un po' di stanchezza. Vabbè, in Serie C, quando incontri squadre con questa situazione di classifica, devono vincere, devono dare il tutto per tutto, non è mai facile, perché sono aggressivi, vengono... alti a pressare, insomma hanno giocato in modo particolare, noi abbiamo dovuto cambiare il nostro modo di gioco, andavamo uno contro uno su per cercare di sfruttare le nostre caratteristiche. Secondo me, per come la vedo io, dobbiamo cercare, cioè non vedo che, vedo che nessuna squadra ci ha messo mai sotto, dobbiamo cercare di vincerle tutte, cioè ogni partita cercare di vincerla, perché secondo me siamo una buona squadra e possiamo arrivare intanto nei playoff, perché non è scontato, e poi magari in una buona posizione in classifica.